Sono al Largo Francesco Vecchio con Giacomo Andronaco e Orazio Fiorini e Mario Galozzo. Sun & Sport, insieme all'uso di questo spazio sociale e sportivo, esatto. Mi pare che c'è anche un contenuto, no? Sì, più di uno. Diciamo, dopo aver ripreso questo spazio nel tempo e essere riusciti con le varie amministrazioni a renderlo così come lo vedete, da alcuni anni abbiamo deciso di aggiungere quello che è un messaggio importante per i ragazzi che giocano, utilizzando lo sport come può essere un importante veicolo per questi messaggi. Il messaggio di quest'anno è contro le nuove dipendenze, quello che è scritto tutte le magliette, Against New Addiction, contro le dipendenze da internet, social network, slot e altro. Orazio, contro tutte le indipendenze e contro anche l'intolleranza, visto che siamo in un luogo dove si sono create situazioni di intolleranza. Sì, è fondamentale riconoscere che questo luogo è diventato un grandissimo esempio di integrazione e di inclusione, dove giovani di tantissime estrazioni sociali e culturali possono cooperare, possono giocare insieme e divertirsi. È un grandissimo luogo di aggregazione, noi lo sfruttiamo ogni anno per il Sun & Sport, che quest'anno diventa maggiorenne, quindi siamo assolutamente soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo. Garozzo, un nome è una garanzia. Allora, diciamo che il cognome Garozzo nell'ambito dello sport può andare bene. Io mi aggrego a tutti quelli che sono i loro discorsi e sul fatto che lo sport sia fondamentale, sicuramente la prima cura da quelle che sono appunto le nuove dipendenze. Come ripeto, l'internet, i social e tutto questo. Ricordo tanto che qualche anno fa c'era molta più affluenza di giovani nelle varie piazze, non solo al Centocom, ma poteva essere la Villetta Garibaldi, Piazza Duomo, si giocava sempre. Adesso si va sempre un po' a diminuire per la presenza dei giovani e il nostro obiettivo è quello di aumentare la loro presenza. Giovani, sport e questo centro, questo largo che è stato intitolato a una vittima della mafia, Francesco Vecchio, e se i ragazzi ricordano anche questo, diciamo, è anche un altro aspetto positivo, no? Sicuramente.